Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi siamo qui per vedere come inserire i cheats in Baldur's Gate 2 nella versione per Android. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è scaricare questa applicazione, si chiama Quick Edit. Una volta scaricata dal normale App Store di Google, ci andiamo a cliccare e andiamo ad aprire il file Lua del gioco. Infatti, a differenza della versione per PC, qui dovremo andare a modificare il file Lua. Quindi andiamo sulla memoria interna, da qui sopra. Ovviamente dovremmo collegare una tastiera e, se vi sta comodo, anche un mouse. Andiamo sotto e andiamo su Android, qui, Data, e andiamo su questa cartella qui. Si riconosce perché Baldur's Gate Enchanted Edition, la prima che trovate, ci cliccate, poi su File. E qui abbiamo questo file di testo Lua. Con questa applicazione noi potremmo andare a modificare questo file di testo e dobbiamo andare a inserire, per la precisione, una stringa in questo modo. Questa stringa qui, che a me adesso è al 14° posto, che praticamente scrivete questa cosa, precisamente questa: set private profile string, poi la parentesi, apice, program option sempre con le maiuscole, apice virgola apice, debug mode, apice virgola apice, 1, apice e chiusa parentesi. Una volta fatto questo, su file lo andate a salvare. Ovviamente io non lo avevo già modificato, però voi appena inserirete questa stringa andrete a salvare il file. Una volta salvato il file, potete praticamente uscire da qui, tornare nel menu principale ed andare ad aprire il gioco. Come detto prima, dovremmo collegare per forza una tastiera per poter aprire la console, diciamo. Allora, andiamo a cliccare sul primo, Baldur's Gate, il classico. Allora, su giocatore singolo, nuova partita, vi faccio anche vedere sulle caratteristiche. Premendo Ctrl-Alt-8, vedete che sulla tastiera, sempre che dovete andare a collegare, io ho collegato una tastiera Bluetooth con il cavetto TG, e premete Ctrl Alt 8 e tutti i parametri andranno sul 18. Se prendiamo invece una partita già iniziata, per esempio questa è la mia, oltre che poter giocare col mouse, che è decisamente più comodo, possiamo andare a aprire premendo Ctrl e spazio. Andremo a aprire la console, dove sotto potremmo inserire tutti quanti i codici che troverete facilmente anche su internet. Ma in questa nuova versione rimasterizzata hanno messo anche dei pulsanti preimpostati, come dare punti esperienza, e potete selezionare il numero di punti esperienza da dare, l'oro, il God Bow, che è un arco che uccide praticamente tutti con un colpo, ed esplorare l'area. Cliccando sull'arco ve lo ritroverete direttamente nel menu. Fatto questo, qui ci sono anche le zone dove mi pare cui vi potete teletrasportare. L'unica cosa è che comunque, sempre per aprire questa console, andrà necessariamente usata una tastiera, perché altrimenti la tastiera del telefono non ha il tasto control. Quindi questo è quanto per questo video. Se vi è stato utile, lasciate un bel like e ci vediamo alla prossima.